aspettiamo. Ok. A questa cappa di mobilismo che è non ci sia un libero mercato e al tempo stesso siamo qui per insieme a tutti voi promuovere un percorso che ridia la vita, ponga fine a quello che è un eccidio demografico. Con voi un percorso comune. Cominciamo questo nostro incontro con un intervento di Nicola Manfredelli della Lucania, che si è impegnato nell'ambito dell'associazionismo agricolo, nell'ambito della cultura, per la promozione. Grazie ai cittadini di Maratea, grazie a Magdi Cristiano Allam. Cristiano Allam credo che ha, Daniele, come voi cittadini, popolazione di un'area che, lo diciamo questa sera ma lo sappiamo bene, è tra le più importanti ed è tra le più trascurate da sempre dalle scelte politiche, che sono le scelte dei governi, dei partiti, del coinvolgimento della politica a livello nazionale. Qui ci fu promesso che finalmente anche la Basilicata avrebbe conosciuto una 10.000 miliardi in 10 anni in questa regione, e alla fine dell'utilizzo di 12.000 miliardi non è rimasto altro che una regione dove i giovani sono costretti quotidianamente, più importanti, così come sono importanti anche altrove, ma qui si sente di più il peso della distanza, della politica, della trascuratezza. E anche come Pippo Schettini, con il quale in consiglio provinciale abbiamo ripetutamente cercato di proporre, di prospettare un rinnovamento della politica anche ai partiti che dovevano essere a noi più vicini, che sono l'una la faccia, il rovescio della medaglia dell'altro. Ed è questo meccanismo che abbiamo conosciuto in questi anni e che ha portato al fallimento. State a livello, al mio paese di origine, che era una perla per quanto riguarda la possibilità di creare una... continuamente dalle frane, dalle strade che ci sono e non ci sono, da un modello sulla sfida di una Lucania che sappia fare affidamento sulla propria identità facendone un fattore di competitività. Ad essere passione, impegni civile, impegno per il bene della comunità. Tutto questo. Grazie Nicola Manfredelli, grazie per tutti voi che continuate ad aumentare. Per noi è un grande conforto ed un incoraggiamento ad andare avanti, grazie. La parola ora a Daniele Oliviero, avvocato, che insieme a noi nella lista di Io Sud ha scelto di far parte, di partecipare a questo comune percorso di riscatto della nostra dignità e della nostra libertà. Daniele Oliviero. Grazie, grazie Magdi, buonasera, buonasera a tutti. Profondamente convinto che abbiamo una, come diceva Nicola, una immensa opportunità. Un'opportunità che il cambiamento che molti ogni tornata reale. Abbiamo la garanzia rappresentata da Magdi Cristiano Allam, la cui storia, la cui statura
morale, intellettuale, politica anche, più corretto, più efficiente, rappresenta all'interno del mondo liberale, laico, di centro, il simbolo del cambiamento, un uomo coraggioso che ha avuto, che ha fatto una scelta di vita, prima ancora di una scelta politica, nel momento in cui gli è stato evidente che la sua dignità come persona, la sua libertà come protagonista della politica veniva meno. Ernesto Navazio ha scelto di essere pienamente se stesso, partecipando insieme a tante altre persone di buona volontà a questo comune percorso che vuole essere di autentico cambiamento. Ernesto Navazio. Grazie Magli, buonasera, buonasera a tutti. Sono felice di essere qui in Maratia, anche perché la lettera della città inizia come la mia città e c'è questo collegamento ideali. Noi che ci hanno individuato come le 4M della Basilicata, a cui dobbiamo, almeno altri hanno pensato queste sorti sulle basi turistiche e sulle basi di quelle che possono essere i nuovi sistemi di occupazione per i nostri ragazzi o per tanti di noi che ancora non trovano occupazione. Purtroppo le 4M dire che non dimenticheremo, qui bisogna girare davvero con le macchine fotografiche. Vedete, io devo ringraziare Magli Di Cristiano per la bella presentazione, ma dal profondo del mio cuore devo dirvi che la necessità che a un certo punto una persona come me, che è impegnato in politica da 10 anni, sono il sindaco della città di Melfi da 10 anni, appartenevo ad una formazione politica nella quale la discussione purtroppo non c'è mai stata e nella quale, pur sollecitandola una discussione per una dirigenza miope, arrogante per alcuni versi, non siamo riusciti a far comprendere che il processo di innovazione, di cambiamento che la gente, i cittadini di Basilicata, ognuno chiedeva e chiede ancora a gran voce, poteva realizzarsi con un certo nuovo meccanismo. Di essere nominato per concorrere alla carica di governatore. E devo dire, come quello che è successo a Magli Di Cristiano, meno male che non hanno veramente accettato, voglio dire, non hanno condiviso la scelta con cui tanta gente proponeva anche il mio nome per queste, con una forte percentuale, viene amata dal suo popolo, viene sentito, ascoltato, tanti di voi questa sera mi hanno fermato per strada riconoscendovi e quindi valutando quello per accadere. Io la risposta me la sono data. Un'azione che ci sovrasta e che ci contende, insomma, questo nostro modo di intendere, il nostro modo cittadino di fare. E la dignità vogliamo restituire, la dignità dei nostri figli, che questi giovani non abbiano più quel sorriso, come dire, ormai rassegnato. Oggi ho incontrato dei ragazzi sotto un portico a Potenza, visi rassegnati, non sanno cosa fare, si sono inventati degli eventi, ma dicono: guarda sindaco, se è così non ci votate, noi non abbiamo bisogno di questi voti, noi abbiamo bisogno dei voti liberi, dei voti che facciano delle persone per bene, cadere in una città o nell'altra. Non è possibile, noi abbiamo necessità che ognuno di noi faccia la propria parte, non è più possibile essere messi da parte. La nostra parte è quella di essere in mezzo alla gente, insieme a voi di essere, ripeto ancora, protagonisti. Poi abbiamo tanti altri candidati, i candidati delle persone per bene, come voi, persone che si possono riconoscere per strada, che si possono incontrare al cinema, persone con cui puoi guardare negli occhi e dire la tua storia, dire vogliamo trovare assieme una soluzione. E poi c'è la mia storia di amministratore, di quello che ho fatto.